scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti, approfondisci gli spettacoli in evidenza, leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri, suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Si è concluso il Festival del Teatro delle Scuole dell'ITC di San Lazzaro, 24esima edizione, uno dei più importanti, longevi e grandi d'Italia, con il terzo e il secondo posto assegnati dai giurati, che sono sempre degli studenti delle scuole superiori, a due scuole superiori di San Lazzaro di Savena. Il primo posto invece è andato a Bari, al vostro istituto, che è il Liceo Scientifico Gaetano Salvemini. Allora, che spettacolo avete preparato? Allora, noi abbiamo preparato uno spettacolo in cui eravamo tutte le ragazze, donne morte che hanno subito violenza, e gli uomini invece erano tutti uomini che ci picchiavano. Solo un ragazzo, che alla fine dello spettacolo ha messo in scena il suo monologo, e rappresentava un trans e ha raccontato tutta la sua storia. Tematiche proprio leggere. Tematiche, sì, sono particolari, però e questa è la caratteristica della nostra scuola, quella di portare tematiche molto difficili, particolari a tutto il pubblico, insomma. È un'idea che è venuta a voi? No, non è un'idea che è partita da noi, è un'idea partita dalla preside, e successivamente Anna e Rocco, i nostri registi, hanno messo su tutto quanto lo spettacolo e hanno preso pezzi da libri, cronache, e hanno costruito tutto quanto loro. E quando avete saputo, letto questo testo, vi hanno spiegato che cosa avevano in mente di fare, che reazione, cosa avete pensato voi studenti? Tu quanti anni hai, scusa? Io ho 17 anni, frequento il quarto. Allora, prima Anna ci ha letto tutto quanto il copione e tutti quanti ci siamo messi a piangere, tutti quanti siamo scoppiati in lacrime ed è stato veramente toccante fino in fondo. E quindi questa è stata la nostra reazione, insomma. Contenti, immagino, di aver vinto? Molto, molto, non me l'aspettavo proprio. Che importanza ha il teatro nella vita di questi ragazzi che sono giovani e che in un liceo solitamente studiano le solite classiche materie importanti? Certamente il teatro è ancora visto in Italia come qualcosa che va un po' fuori il percorso normale scolastico. Per la nostra scuola è una tradizione molto importante, ne abbiamo una preside che ha fondato nella nostra scuola una rassegna teatrale, anche noi facciamo una piccola rassegna teatrale, nei prossimi giorni partiremo, e il teatro è una materia come le altre per noi, chiaramente con grosse difficoltà, perché ci sono le materie caratterizzanti rispetto alle quali i ragazzi devono impegnarsi, il lavoro quotidiano è difficile, però poi i risultati sono molto belli e ci sono alcuni ragazzi molto appassionati. Lei è da quando faceva la prima che lavora e si impegna molto, ormai è una veterana ma è anche molto piccola, come vede, però stiamo andando avanti, ci teniamo molto, secondo me è la maniera migliore per far arrivare certe riflessioni, per non parlare di messaggi, a un pubblico molto vasto e in una maniera molto toccante. La cosa più bella che ci è successa è stata l'autista che ci ha accompagnato e che ha detto, quando è uscito di qui, grazie, mi avete fatto capire delle cose, mi sono commosso, vi ringrazio. Questa è stata una bella cosa. Complimenti. Grazie, grazie tanto.